Buonasera. 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 Non è buonasera, è buongiorno. Che buonasera. Non sei distratta, sei distratta, vedi che sei distratta. Sentiamo tutto da lei, guarda. Buongiorno, quindi. Buongiorno. Ben trovato. Allora. Ben trovato. Cari ragazzi, noi qui siamo alla sesta edizione di questo incontro. Vedi che non è un dibattito, state rilassata per favore, già stavate troppo polemica stasera. Quindi, buongiorno di nuovo e bentrovati in questo angolo di Timpone. Di paradiso, effettivamente di paradiso. Noi stavo dicendo che siamo alla sesta edizione da quando invitai nel 2010 Marco Marchese, che è in console di telecamera, e dopo si presenta da solo, che c'ha troppi titoli e io non li ricordo tutti, quindi onde evitare di fare qualche gaffe facciamo che si presenta da solo, però diciamo che a vederlo è un pezzo grosso dei diritti della LGTBI, che poi spiegherà meglio ancora Marco, di tutta la Calabria. Quindi niente, abbiamo iniziato questo percorso cercando di sfatare un po' questi discorsi contro le discriminazioni. Noi parliamo di tutte le discriminazioni, però in particolare delle discriminazioni sui discorsi di genere, sui discorsi sessuali, su omosessuali, lesbiche, gay, transgender, eccetera, eccetera. È un discorso difficile per noi che siamo persone di montagna, però appunto per questo abbiamo voluto sfatare questo discorso di mentalità chiusa, di mentalità di montagna, e abbiamo voluto portare avanti questo discorso di far aderire l'amministrazione comunale. Per questo c'è anche il sindaco, c'è anche Gabriele, Franco, cioè perché è stato il primo incontro che abbiamo fatto, c'era anche Franco Laratta, quindi abbiamo raggiunto questo obiettivo ed era giusto invitare anche Franco. Quindi niente, io passo direttamente la parola al sindaco per un saluto, perché ha tanti altri impegni, quindi questa sera deve andare via velocemente, di solito resta anche alle nostre iniziative anche più a lungo. Quindi noi chiaramente siamo dell'Associazione Culturale Cune, ci conoscete ormai un po' tutti, che facciamo una serie di eventi culturali qui al Timpone, ma non solo al Timpone, che poi in qualche modo ne beneficia tutto il paese. Quindi passo velocemente la parola al sindaco. Grazie a voi di essere qui. Questo è saluto. Marco mi dice che devo stare seduto. Buonasera a tutti, grazie ancora una volta per l'invito. Io credo è la quinta edizione che partecipo a questa iniziativa al Timpone e lo faccio sempre volentieri. Ho partecipato da capogruppo dell'opposizione, ho partecipato l'anno scorso da sindaco e ritorno qui questa sera nuovamente da sindaco, ma con una notizia, come dire, molto importante. Poi il collega Gabriele Mancina ne spiegherà tecnicamente anche la delibera. Noi, dopo 5 anni di vane promesse, la giunta comunale ha approvato quello che l'associazione Vunesh ci aveva richiesto. Cioè, noi abbiamo approvato la delibera contro le discriminazioni e quindi San Giovanni in Fiore è tra i primi comuni della Calabria ad aver adottato questa bella iniziativa. È un fatto importante di civiltà, è un fatto che proietta questa città nell'Olimpo dei comuni cosiddetti virtuosi. Era un impegno che avevo assunto, lo avevo assunto dall'opposizione e mi ero, come dire, proposto di dire sì qualora l'avessero portata in consiglio comunale o in giunta o in commissione. Noi invece lo abbiamo fatto realmente, l'anno scorso da sindaco lo avevo promesso Marco e quest'anno abbiamo mantenuto la promessa. Io credo che è un passo importante questo per noi, qualifica questa città, la città di Gioacchino da Fiore, che è contro il razzismo e contro ogni forma di discriminazione, e noi lo abbiamo sancito. Certo, non dobbiamo fermarci alla delibera, ora dobbiamo riempire quello che abbiamo scritto nella delibera sull'associazione Readi e quindi dobbiamo riempirla di contenuti, dobbiamo lavorare insieme perché è importante farlo tutti quanti,
ed è importante, come dire, avere il supporto tuo, il supporto di tutte le associazioni per dire no a ogni forma, per dire no a ogni forma di razzismo. Noi siamo un paese di migranti, cioè noi, la nostra cultura è quella che questa città ha visto i suoi figli andar via. Noi abbiamo celebrato qualche giorno fa un gemellaggio importante con la città di Genk, che è una città del Belgio che ancora oggi ospita qualcosa come 1000 sangiovannesi anche di terza generazione. I nostri avi sono partiti da questa città per fare fortuna fuori, sono partiti in cambio, come dire, del chilo di carbone che il Belgio dava all'Italia, e anche qui io credo che questo paese un giorno dovrà chiedere scusa a questi lavoratori, a queste lavoratrici che sono partiti con la valigia di cartone per fare fortuna. E noi abbiamo voluto celebrare proprio quel gemellaggio perché è importante non dimenticare, perché ancora oggi la gente continua a partire, perché purtroppo il lavoro qui manca, e tu che sei un sindacalista come me sai bene qual è la vicenda in questa nostra regione. Ci auguriamo che vengano attuate politiche serie per il lavoro, perché altrimenti il rischio di città come la nostra, che vive a 1000 metri di altitudine, e quello dello spopolamento è a portata di mano. Quindi noi dobbiamo batterci perché questa comunità resti attaccata alle proprie radici. Noi abbiamo pagato un prezzo altissimo, ecco perché questa nostra adesione all'antirazzismo, all'antidiscriminazione è importante. Noi domani celebriamo anche 101 anni da quel 2 agosto del 1925, quando 7 donne vennero trucidate dai fascisti perché protestavano contro l'aumento del pane. Questa è una città che ha lottato sempre, questa è una città che vuole lottare, e la dimostrazione è questa delibera. Ora aiutateci tutti quanti, lo dico anche alle mie concittadine e ai miei concittadini, lo dico all'onorevole Laratta che è fuori, che, come dire, calca altri palcoscenici, quindi devono darci una mano. Noi abbiamo tutta la disponibilità, il Consiglio Comunale l'ha approvata all'unanimità, che noi abbiamo chiesto l'audizione di Marchese, di Federico in commissione, sono venuti, abbiamo voluto dimostrare anche ai colleghi consiglieri di che cosa parlavamo, non abbiamo voluto imporre nulla, tant'è che abbiamo fatto tutti i passaggi che la burocrazia in questi casi ci dice di fare, e lo abbiamo fatto. E io voglio ringraziare davvero, di vero cuore, il presidente della commissione, che è Giovanni Gentile, e soprattutto Gabriele Mancina. Io ogni 15 giorni chiedevo notizie e lui ogni 15 giorni mi relazionava su quello che si stava facendo. Abbiamo portato un bel traguardo, siamo arrivati a una conclusione importante, ora c'è la necessità di riempirlo, come dicevo poco fa, di contenuti. Noi dobbiamo stare vicini alla gente, stare vicino agli umili, vicino a chi soffre, vicino anche alla discriminazione. Io molto spesso vedo gente che continua a dire contro gli immigrati, noi siamo stati un popolo di immigrati, noi non vogliamo ghetti, l'ho detto al prefetto, noi ghetti non ne vogliamo, ma noi non chiudiamo le porte mai a nessuno. Questa città con questa adesione vuole dimostrare di essere la città di Gioacchino da Fiore, una città antifascista, una città democratica, una città che vuole continuare a vivere a 1000 metri di altitudine. Vi chiedo scusa se vi devo lasciare, ma altri impegni purtroppo non mi consentono di continuare, ma so che sia Gabriele, sia soprattutto Marco, Franco e Federico faranno bella questa serata, e vi lascio però con la gioia di aver portato un traguardo dopo 5 anni, lo merita soprattutto Federico che quotidianamente organizza questa cosa. Grazie a tutti. Grazie al sindaco di essere stati con noi, aver portato questo saluto. È inutile che ci dilinguiamo in altri discorsi, passiamo direttamente la parola a Marco. Marco, vuoi dire tu qualcosa? O aspettiamo che dice Marco della delibera? Facciamo parlare a Gabriele. Poi. Buonasera a tutti e perdonateci se siamo seduti, ma la telecamera ci impone questo. E, niente, questa sera siamo particolarmente orgogliosi di questa adesione. Sappiamo bene che
nell'opinione pubblica in generale le cose immateriali nel breve termine si notano di meno, nel senso che molto spesso la gente è più contenta se gli aggiusti il gradino sotto casa, se gli pulisci la strada. Noi però siamo convinti, insomma, che l'adesione di quest'oggi, che non si ferma soltanto ad andare contro le discriminazioni di genere, ma è un discorso molto, molto più ampio. Nello specifico parliamo di LGBT, che è questa sigla che poi Marco ci spiegherà meglio, insomma, cosa vuol dire. Comunque io ve la faccio breve: LGBT sta per lesbiche, gay, bisessuali e transgender, transessuali. Va da sé che il discorso sulle antidiscriminazioni, come diceva anche il sindaco facendo cenno, ecco, agli episodi di razzismo, fascismo e comunque di discriminazione in genere, l'obiettivo non si sente più? Si sente? Ok. L'obiettivo è quello. Io non vorrei fare dietrologia, perché non è una cosa che culturalmente mi interessa, però purtroppo per spiegarvi come siamo arrivati a questa adesione mi tocca farlo. Io ho partecipato tutti gli anni all'incontro che Alfredo organizzava in agosto insieme a Marco dell'associazione Certi Diritti sull'omofobia. Io all'epoca ero presidente della Proloco e ovviamente mi trovavo in sintonia con quanto andava dicendo Alfredo, che fa finta ogni tanto di essere un fascista, ma è il più comunista in mezzo a qua. No, questo ve lo devo dire, perché lui fa finta ogni tanto. No, perdonatemi, sdrammatizzo un attimo. All'epoca io ricordo che, perché partecipai agli incontri, l'ex assessore alle politiche sociali del comune di San Giovanni in Fiore aveva preso degli impegni precisi con Marco in merito all'adesione. Questa adesione purtroppo è stata rinviata negli anni, e nei 3 anni di loro gestione non è stata attuata. Io non so le motivazioni che hanno portato a questo rinvio. Io personalmente l'ho trovato come un passo in avanti, soprattutto di civiltà, perché, come dicevo in apertura, l'adesione alla rete READI non riguarda soltanto la comunità LGBT, ma dovrebbe un attimino contrastare quello che diceva Alfredo prima, perché Alfredo prima diceva, e lo diceva senza crederci, perché io lo so, quando Alfredo diceva che siamo una comunità di montagna, siamo una comunità chiusa, lui è un esempio contrario a quello che diceva, nel senso che lui è un esempio di apertura straordinaria. Lui con tenacia è riuscito a fare rivivere questo quartiere straordinario portando il teatro. Siamo partiti 6-7 anni fa con un progetto di Cineforum, ma l'obiettivo qual era? L'obiettivo del Cineforum e del teatro non era soltanto quello di dare la possibilità alla gente di fruire della visione di film che magari normalmente non passa in televisione, oppure vedere degli spettacoli teatrali che è difficile vedere in giro, ma era quello di cercare da prospettive diverse di sensibilizzare un pochettino la città. E io penso che nel nostro piccolo, e per questo io devo essere grato, siamo riusciti un pochettino in questo intento. Ovviamente c'è moltissima strada da fare, però noi siamo convinti che la direzione è quella giusta. E con Marco avevamo preso degli impegni l'anno scorso, noi ci eravamo insediati da meno di un mese. Il sindaco, come ha ricordato prima, aveva preso degli impegni specifici quando era capogruppo dell'opposizione in consiglio, e abbiamo preso degli impegni e siamo riusciti a
ad aderire alla rete AREA. La rete AREA è una rete nazionale delle pubbliche amministrazioni contro le discriminazioni di genere, come dicevamo. Voglio ringraziare, perdonatevi se dico delle cose noiose, ma purtroppo mi tocca, non purtroppo, per fortuna, perché i lavori in commissione si sono svolti in un clima assolutamente bellissimo. Marco è venuto, io ho voluto che Marco venisse a relazionare a quella riunione di commissione, perché volevo comunque far rendere conto ai miei colleghi di commissione di che cosa stavamo andando a fare, e i miei colleghi, ai quali va il mio grazie, hanno subito accettato di buon grado questa adesione. Vi vorrei leggere soltanto un passo della delibera che è stata fatta, che solitamente quando si parla di delibere comunali c'è sempre un che di freddezza dietro, nel senso che quando si parla di atti burocratici sembra sempre che queste cose vengano fatte con leggerezza. Però vi voglio fare leggere questo passo, che ringrazio il responsabile del servizio che ha inteso inserire nella delibera questo passaggio, che è molto bello e molto romantico. E poi, perdonatemi, avevo dimenticato di fare una cosa importantissima, e me ne scuso, ne avevo parlato prima con Francesco. La serata di oggi e le serate che seguiranno a quella di oggi, perché come diceva il sindaco, poi l'adesione alla rete AREA va riempita di contenuti, non è semplicemente una delibera. Infatti io chiedo sin da ora a Marco, che ha dimestichezza e ha una sensibilità anche diversa rispetto alla nostra, di darci una mano e di stimolarci affinché noi possiamo, che la nostra apertura è totale. Io lo riconfermo anche questa sera e ti autorizzo a cazziarmi se non dovesse essere così. E la serata di questa sera io la vorrei dedicare a Luigino. Chi è più grande di me sicuramente lo ricorderà. Luigino era questo personaggio un po' fuori dagli schemi, chiamiamolo così, anche se a me non piace utilizzare, per me era uno che era non fuori, era assolutamente dentro gli schemi. Era stato trovato morto in condizioni, come dire, era stato trovato morto nudo in un vallone, molto presumibilmente vittima di uno stupro. Quindi la serata di questa sera è idealmente e moralmente dedicata a lui. Bravo. Esatto, sì, è stata anche negli anni, sempre grazie. Grazie ad Alfredo, io non finirò mai di ringraziare quest'uomo, negli anni è stata dedicata a lui. E vi leggo semplicemente due secondi questo passo che abbiamo fatto inserire nella delibera, e poi lascio la parola a Marco e a Franco, che sicuramente faranno intervento più interessante del mio. Io vi ho un attimo annoiato con queste minuzie anche burocratiche. Allora, a un certo punto della delibera, dopo i vari passi, c'è scritto che le ragioni che hanno portato l'amministrazione comunale ad agire in questa direzione, nella direzione dell'adesione alla rete AREA, sono da ricercarsi nella convinzione dell'universalità della cultura, che deve potersi esprimere nelle sue diverse forme e contenuti, e soprattutto deve essere accessibile a tutti, consentendo a ciascuno, nel rispetto della libertà degli altri, di manifestare le proprie idee. Questo penso che sia, questo è il messaggio che noi, prima come cittadini e poi come amministratori, è il messaggio che noi vogliamo lasciare, e come il sindaco anche io vi chiedo umilmente una mano nel essere portatori di questo messaggio di universalità e di bellezza. Grazie mille. Vabbè, parlerà direttamente Marco. Buonasera. Ci ritroviamo nuovamente qua, ormai sono diventato un abitué di San Giovanni in Fiore, la cosa non mi fa altro che piacere. Marco, forse una cosa importante. Certo. Vi chiedo scusa, forse la cosa più importante di questa sera. Come vedete, questa sera forse da dietro non si vede, noi questa sera siamo seduti su una panchina colorata di rosa, e c'è una frase dietro, poi magari vi invito a venire a vederla. C'è anche il telefono rosa, no? C'è anche Alfredo, anche il telefono. Questa panchina è stata, come dire, un omaggio dell'associazione Gunesh, di Alfredo, della città, io mi sento di dire, di
dipinta da Massimo Gentile, che ringraziamo, ad un nostro, al figlio di una nostra concittadina che purtroppo 3 anni fa si è tolto la vita, ad Andrea, famoso, purtroppo tristemente famoso alle cronache per essere ricordato come il ragazzo dai pantaloni rosa. Quindi la serata di questa sera è dedicata a Luigino e ad Andrea, purtroppo. Allora, come vi dicevo, io sono molto contento di essere qui, in particolar modo stasera, perché siamo arrivati diciamo al primo step di un percorso che è durato diversi anni, però appunto ce l'abbiamo fatta, quindi grazie davvero a tutti, in particolar modo all'amministrazione comunale, a Gabriele, ad Alfredo per questo risultato. Adesso vi spiegherò, facendo un po' un percorso un po' più lungo, qual è il senso dell'adesione da parte del Comune di San Giovanni in Fiore a questa rete nazionale che si chiama READI, che è una rete di pubbliche amministrazioni che adottano politiche antidiscriminatorie basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. Parliamo chiaramente di lotta a quello che, con un termine che più volte qui a San Giovanni in Fiore ho detto non descrive pienamente il senso, parliamo di omofobia. Io reggo la responsabilità dell'Osservatorio sulle politiche di genere e pari opportunità a Catanzaro da alcuni anni, e quindi come forma mentis ci siamo abituati appunto ad osservare. E vi porto stasera un piccolo bilancio, il bilancio dell'omofobia in Calabria, ma un bilancio molto ristretto, perché un bilancio dell'omofobia in Calabria ristretto semplicemente a ciò che mi ha circondato, ciò che mi ha sfiorato, ciò che diciamo mi ha colpito direttamente. Così vi introduco un po' al senso e all'importanza, a quest'enfasi che è stata posta sull'adesione alla rete READI, così in questo modo si capisce un po' tutto l'insieme. E, nel corso di questo mese mi sono trovato 2 volte, durante una riunione intersindacale e mentre facevo una fila all'aeroporto di Roma, a sentire, voglio dire, tutto il ragionamento di chi mi stava vicino, che diceva: ah, adesso queste persone omosessuali, il termine naturalmente non era questo, ma era quello offensivo, che adesso diciamo con la legge Cirinnà, costruzioni civili, finalmente hanno avuto insomma i diritti che rivendicavano, speriamo che adesso si stanno un po' più zitti, che ci lasciano in pace, perché dell'unione civile non ne possiamo più. E questo è successo 2 volte. Una simpatica signora sulla mia pagina Facebook ha pensato, probabilmente aveva letto insomma un po' un battibecco che tenevo su un'altra bacheca Facebook con un noto avvocato di Crotone, e questa simpatica signora, che io non conosco, che non ho mai conosciuto, siccome il mio profilo è assolutamente pubblico, per cui chiunque può pubblicare, commentare, fare e dire, ha pensato di scriverci: depravato, curati, con tanto di punto esclamativo. Esatto. E sabato si è tenuto a Tropea il Gay Pride. È stata diciamo una bella manifestazione, avanti e indietro, una forza politica che si chiama Forza Nuova, vabbè, ha fatto un po' un sacco di polemica, ha tappezzato il paese di manifesti poco commendevole, poi ha srotolato uno striscione e su questo striscione c'era scritto: sì alle cipolle di Tropea, no ai finocchi. Che come insulto, voglio dire, non è niente male, cioè, hanno studiato, cioè, esatto, hanno studiato, cioè, sono sforzati bene. Poi, tutto questo mese c'è stata una risposta bellissima a quel manifesto. 2 ragazze che si baciavano davanti al manifesto. Ah, benissimo. Dove c'era scritto certo, assolutamente. Poi, una mia conoscente, che è un'amica del mio compagno, ha ricevuto una lettera anonima. Poi non lo so perché, insomma, le cose diciamo sono fatte pure un po' per via traversa in tema di omofobia. E quest'anonimo a questa amica del mio compagno gli scrive:
hai scelto bene di frequentare un collega che fa schifo perché vive con un altro uomo e va pure in televisione a dire che è felice. Poveretto. Quelli come lui mi fanno ribrezzo. Vabbè, e questa qui è un'altra. L'ultima che vi racconto è su Facebook, perché ormai Facebook, voglio dire, è un po' il nostro alter ego, per cui è quella piazza virtuale. Una volta si discuteva molto in piazza, adesso le occasioni sono un po' diminuite, però vabbè, io non demonizzo lo strumento, anzi è di una certa utilità. E siccome non, diciamo che il Gay Pride non si è fatto mancare nulla, a parte, mettendo da parte Forza Nuova, quello che vi ho detto prima, c'è anche un altro movimento politico un po' bizzarro qui in Calabria, che è Noi con Salvini. Il responsabile regionale ha pensato bene di fare diciamo un comunicato stampa, diciamo, duro e offensivo nei confronti del Gay Pride. Quindi come osservatorio e come CGL abbiamo risposto a questo comunicato con un comunicato altrettanto duro, che poi è stato pubblicato sui giornali, sulle pagine regionali, e comunque fa parte della dialettica politica. Bene, chiaramente ho pubblicato il comunicato sulla pagina Facebook e arriva un commento tutto particolare, dove cita un passaggio biblico e uno strano accostamento col diavolo. Questa è l'omofobia, però attenzione, diciamo, io mi porto dietro, come posso dire, la mattina quando mi alzo mi aggancio a una specie di corazza, no? Una corazza metaforica. Questa corazza metaforica è spessa una quindicina di centimetri, quindi figuratevi se la lettera anonima mandata ad una conoscente che parla, diciamo, di me, o l'insulto sulla bacheca Facebook. Ma pur se mi prendessero a male parole per la strada, voglio dire, non mi sconvolgerebbe più di tanto, perché poi io scioglierei i miei 3, 4, 5 metri di lingua, voglio dire, per rispondere, quindi saprei bene come affrontare questa situazione. Ma questo è il meno, non è questo il problema. Il problema io l'ho affrontato invece l'altro giorno, parlando con un ragazzo di 20 anni di Catanzaro, che ha deciso di andar via dalla propria famiglia. È una famiglia numerosa di Catanzaro. Siccome questo ragazzo ha avuto il coraggio di fare coming out, per cui di uscire allo scoperto, nel senso di essere chiari con la propria famiglia, con gli amici, con l'ambiente che lo circonda, con la scuola e tutto quanto il resto, per cui ha dichiarato il proprio orientamento sessuale, i simpatici genitori hanno pensato bene per un anno, voglio dire, di insultarlo mattina, mezzogiorno e sera, in un paio d'occasioni di alzargli le mani, di lasciarlo qualche nottata fuori casa, fino a quando, voglio dire, questo ragazzo qui è andato via di casa ed è dovuto andare ad abitare in una casa famiglia gestita dalla chiesa, appunto, a Catanzaro. E la famiglia, diciamo, non contenti di questo trattamento a cui l'hanno poi dopo costretto, sono 2 mesi che gli impediscono di andare a prendersi molto banalmente i vestiti, le scarpe, le sue cose, e quindi questo qui è rimasto praticamente soltanto con un paio di infradito e delle cose raccattate alla Caritas. Anche questa, voglio dire, è omofobia. Siccome siamo abituati a magari tragedie che per fortuna grandi come quelle di Orlando in Italia non sono capitate, e quindi siamo abituati a queste cose tragiche, però molto lontane da noi, no? Quindi forse non riusciamo a percepire invece la sofferenza quotidiana di tutto un insieme di persone che non chiedono altro che il rispetto. E qui voglio fare un passaggio, diciamo, sulla legge Cirinnà. Come sapete, a maggio è entrato in vigore il 5 giugno, c'è la possibilità per le coppie dello stesso sesso, per le coppie omosessuali, di potersi unire civilmente. Questo ha causato un sacco di polemiche. Il governo ha dei meriti, secondo me anche dei demeriti, perché con questa legge Cirinnà si è sancita un qualcosa in Italia. Abbiamo certificato quella che è la cultura della tolleranza. La cultura della tolleranza, che è stata invocata per tantissimi anni
anche dalla stessa comunità LGBTQ, questo acronimo lo dico tutti gli anni qui su questa piazza, significa lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersex, queer. La cultura della tolleranza non è un qualcosa di interamente positivo, tant'è vero che con la legge Cirinnà ci sono delle differenze rispetto per esempio all'istituto del matrimonio civile. Teniamo separati quello che poi dopo l'istituto del matrimonio concordatario, quello che si fa in chiesa, per capirci. Quindi in Italia abbiamo fatto un timido passo avanti nei diritti civili, siamo passati dal niente, okay, e dallo scarso rispetto alla cultura della tolleranza. La cultura della tolleranza è quella cultura attraverso la quale, voi lo sapete tutti, che qui c'è, sdrammatizzo pure io, Alfredo Federico, voglio dire, con le sue intemperanze lo dobbiamo tollerare. E la cultura della tolleranza vuole, quando tu tolleri una persona, significa che se Alfredo, fino a quando sta lì, va bene, proprio su quella sedia là, e fino a quando non dà fastidio, va assolutamente bene. Ma se si permette a sedersi qua, non va bene più. Questa è la cultura della tolleranza. Dicendolo, voglio dire, un po' con uno scherzo, è come entrare in un bar e dire: guarda, tu ti puoi sedere dove vuoi, puoi bere tutto quello che vuoi, tranne una cosa, non lo so, tranne la Coca-Cola, cioè quella no. Dice: perché? Perché sei omosessuale, quindi tu la Coca-Cola non si può. Questa è la cultura, voglio dire, della tolleranza. Se la vogliamo dire con una cosa un po' più drammatica, ci rifacciamo agli anni, non a tantissimi anni fa, parliamo della fine degli anni 50, inizio anni 60, in molti stati degli Stati Uniti d'America, ad esempio, i matrimoni interrazziali, quindi bianchi e neri, non si potevano sposare, c'era la galera. E anche quella era la cultura della tolleranza, perché non è che qualcuno, diciamo, gli impediva di vivere, di lavorare, di farsi la propria vita, però c'erano alcune cose che non si potevano fare. Io da molti anni mi batto invece per un altro tipo di cultura, che è la cultura del rispetto, che è una cosa profondamente diversa. Alfredo Federico magari potrà avere anche le sue intemperanze, però a me non mi importa niente, io non ho nessun diritto di giudicare se lui sta seduto lì, fascista, anche se lui è fascista, come si dichiara, voglio dire. Comunista, io sono fascista. Queste sono le intemperanze di Alfredo. Ma questo è libero di essere fascista. E io assolutamente sì. È la cultura del rispetto, la cultura del rispetto mi impedisce, voglio dire, di discriminare su questa base Alfredo Federico, perché vedete, viviamo in un paese quale l'Italia, dove dovrebbe esistere innanzitutto uno Stato democratico che si basa anche su un principio di laicità. La laicità, diciamo, è una componente importante in una nazione. Per quale motivo? Perché le società sono complesse, e anche fra di noi, no? Che siamo qui, io sono sicuro che ci sono dei credenti, poi ci sono dei diversamente credenti, quindi gente che crede in altre religioni, in altre filosofie, e poi ci sono dei non credenti, ad esempio io sono un non credente. E come la tieni questa società? La tieni facendo un patto. E il patto è democratico. Si badi bene che non bisogna confondere la democrazia con le dittature della maggioranza. Cioè, prendiamo ad esempio uno Stato dove c'è una determinata religione e dove a questa religione sono fedeli quasi tutti, una larghissima maggioranza. È chiaro che in forza del principio democratico della maggioranza, tu questo Stato in 448 potresti trasformare in uno Stato confessionale, e quindi andresti a comprimere quelle che sono le libertà, sì, magari di minoranze, di non credenti, oppure di quelli che credono in altro. E questo che cos'è? Un processo democratico? No, è semplicemente una dittatura, la dittatura di una maggioranza. Un processo democratico non si fonda soltanto sul dato numerico, ma si fonda principalmente in un insieme. Se la democrazia si basa, fra le sue fondamenta,
una componente è la laicità, allora significa che tu il processo democratico lo devi calibrare, devi fare delle norme attraverso le quali devi tutelare sì la libertà di culto da parte di tutti, di chi è credente, di chi non è credente e di chi è diversamente credente, anche se ci sono delle componenti che sono assolutamente minoritarie. Questo per me è il principio autentico di democrazia, che non si tramuta in dittatura della maggioranza e che poi fa in modo che tiene insieme tutto il resto. Questo secondo me è la cultura non della tolleranza, perché, ripeto, per me non è un sentimento pienamente positivo, ma è secondo me invece questo atteggiamento una cultura del rispetto, che è quello che ci vuole. Adesso chiudo, passiamo alla rete Readi. La rete Readi, di cui chiaramente noi siamo promotori assolutamente estemporanei, noi non facciamo come organismo, parlo come osservatorio sulle politiche di genere e pari opportunità di Catanzaro, piuttosto che come CGL, piuttosto che come Certi Diritti, non facciamo parte direttamente della rete, ma la promuoviamo perché questa rete sta lavorando bene in Italia ed è, lo possiamo paragonare ad un consorzio, un'associazione di enti pubblici, comuni, province, regioni, consiglieri di parità, che si impegnano a rispettare un protocollo preciso, che è scritto poi dopo nella delibera e viene ripreso, per adottare politiche antidiscriminatorie sul territorio comunale, sul territorio di competenza, e quindi politiche di contrasto a quelle che sono le discriminazioni, in particolar modo basate appunto sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, perché come vi ho dimostrato quotidianamente nei nostri paesi, nelle nostre province, nella nostra regione, ancora abbiamo tanta discriminazione, alcune volte anche inconsapevole, no? Però le cose stanno cambiando perché se fate un po' un passo indietro e andate ad un anno fa, quando ancora si è incominciato a parlare tantissimo di unioni civili perché la legge fu incardinata in Parlamento e poi ha avuto un percorso che è durato quasi un anno, e un anno fa, voglio dire, c'era una componente importante di cittadini, una quota importante di cittadini che comunque si interrogavano, e molti affermavano che forse era una legge inutile, che erano c'erano delle altre priorità, che cosa vogliono queste persone omosessuali, perché si devono unire, perché devono avere il diritto alla reversibilità della pensione oppure delle rivendicazioni patrimoniali se il partner muore, e tutte quante queste cose qua. Una corretta informazione, devo dare atto soprattutto alla RAI, che è pubblica, che è durato un anno, e la RAI per decenni, voglio dire, ha condotto un atteggiamento di informazione secondo cui se ti parlava una persona omosessuale o della comunità LGBT doveva esserci il controaltare, bastion contrario, che di solito, voglio dire, erano le solite facce note della politica italiana, oppure non lo so, il prelato di turno particolarmente omofobo, che doveva essere sempre in contraddittorio. Un anno di buona informazione, un anno dove si sono potute vedere anche le famiglie omoaffettive in una certa quantità in TV, che voglio dire, la TV in Italia è la base della dieta mediatica dell'italiano medio, ha cambiato anche la cultura. E oggi io noto che faccio fatica a trovare persone che mi dicono no, la legge Cirinnà è assolutamente sbagliata. Quindi questo qui è un ottimo salto di qualità, un ottimo passo avanti. Peccato che non si sia arrivati al matrimonio egualitario, io ve lo dico, passeranno un po' di anni ma ci arriveremo, perché in Italia non si è avuto il coraggio di farsi forti di esperienze di altri paesi dove il matrimonio egualitario c'è già da anni, in alcuni paesi da tantissimi anni, no? Sempre con la scusa di dire vabbè, facciamo l'unione civile per cui applichiamo i principi della cultura della tolleranza, perché forse avranno ragione quelli che dicono che se adesso fanno l'unione civile si sfasceranno le famiglie, non ci saranno, c'è un colpo al cuore alla famiglia tradizionale.
Cioè noi abbiamo sempre affermato che invece dare i diritti alle coppie omoaffettive non avrebbe né aggiunto né tolto nulla alla famiglia tradizionale, voglio dire. E vedrete che da qui a pochi anni anche questo tabù cadrà, e la mia speranza è quella di appunto mettere da parte anche la cultura della tolleranza e applicare veramente, crescere e arrivare veramente alla cultura del rispetto che tutte le italiane e gli italiani si meritano, e vi ringrazio. Bravo. Però se fa moderatore non fa cosa ne fa? C'è poco che moderare, io sono un fascista, per ognuno parlo a tutti, però capito? Quindi... abbiamo capito cosa è fascista. No, però lo devo ripetere perché è simpatica, come ha detto Marco, no? Allora, il discorso è questo, però voi vedi come discriminate, guarda, vedi i comunisti sono i più violenti in assoluto, perché quando ho messo la foto del Duce sul mio profilo di Facebook mi hanno cancellato in tanti, ma se voi siete liberi di essere gay, io posso essere libero di essere fascista. Non posso essere libero di essere fascista. Va bene, ok. Mi devono discriminare, mi discriminano per il mio orientamento politico. Vabbè, io ho ammazzato qualcuno, sono un tipo violento. Ti ho dato qualche schiaffo, ti ho messo la lingua in bocca. Oh, e allora rilassati un po'. Quindi, ritorniamo a noi. Mi stavi dicendo che a Rogliano... A Rovito hanno invitato il nostro amico Gabriele, e inviteremo anche a Marco, perché anche il comune di Rovito vuole aderire alla rete Reti, quindi bisogna che noi siamo diventati lievito per altre amministrazioni comunali, vedi? Ti faccio commozionare. Adesso passiamo velocemente la parola a Franco, così poi iniziamo un po' di musica, perché sennò le persone poi fasciste, comuniste, sanno io tutti. Quindi passiamo la parola a Franco, grazie. Rapidamente, anche perché gli interventi del sindaco, poi i vostri, quelli di Marco, credo abbiano detto tante cose, ed è una serata che fa anche onore a San Giovanni in Fiore, che rispetta una legge dello Stato, la attua, entra in un circuito che combatte tutte le forme di discriminazione, quindi credo faccia onore, e noi speriamo anche che rapidamente tutti i comuni aderiscano e rispettino la legge dello Stato, legge che non è stata facile, Marco, perché poi in realtà il cammino non è stato neanche di un solo anno. Se tu ricordi, io ero in Parlamento quando con i famosi DICO, che erano una forma un po' diversa poi dalla legge, ma in realtà creò tanto scandalo che ci fu una opposizione durissima della Chiesa, dell'allora Conferenza Episcopale, anche dello stesso Papa di Benedetto XVI. Tanto più io ero tra gli 80 parlamentari cattolici che firmammo un documento per dire che anche davanti ad un divieto pubblico da parte della Chiesa noi avremmo votato quella legge. Era una cosa durissima, non parliamo di decenni fa ma di pochi anni fa, perché si stava arrivando ad uno scontro senza precedenti in Italia, cioè la Conferenza Episcopale che intima al Parlamento di non fare una legge. Noi le abbiamo supplicate di non fare una cosa del genere, di notte abbiamo firmato un documento, 80 parlamentari cattolici, per dire eminenze reverendissime, noi non ci stiamo, perché stiamo facendo una battaglia di civiltà. Il Cardinale Ruini si ferma in tempo davanti a quella cosa, sarebbe stata devastante anche nei rapporti tra Stato e Chiesa, però la legge non passa perché all'interno del Parlamento italiano ci sono state e ci sono forze molto importanti che impediscono su questo cammino qualsiasi forma di apertura. I DICO, che erano un'idea dell'allora ministro Rosi Bindi, ma in realtà furono fatti vedere riservatamente al Vaticano, al Ministero Vaticano che si occupa dei problemi della famiglia, e aveva ricevuto un primo via libera. Poi qualcosa è successo, ci siamo dovuti fermare, sono mancati i numeri, anche la legge Cirinna in realtà non era questa. Certo, fai i conti, perché tu hai colto una cosa giustissima, questa come dire, cosa che nella legge si vede, si respira, cioè questa concessione. Quindi non è un riconoscimento o un rispetto, come dici tu, cioè noi siamo tutti uguali davanti alla legge
per Costituzione. Cioè il Parlamento non concede nulla in questo senso di diritti, perché c'è un articolo fondamentale della Carta Costituzionale che recita che nessuno può essere discriminato per colore della pelle, per fede, per sesso. Quindi davanti alla legge siamo tutti uguali. Poi in realtà noi abbiamo avuto nel corso degli anni un Parlamento che, come è cambiato, quindi la legge Cirinna non era davvero neanche così, non siamo riusciti a trovare in Parlamento un sostegno, si era molto sperato nel sostegno di 5 Stelle che avrebbe cambiato le sorti di questa legge, ma purtroppo lì non c'è stata possibilità perché non erano disponibili a votarla, quindi c'è stato il compromesso con l'NCD, con le altre forme. Ma quello che davvero ha cambiato poi i destini delle riforme, soprattutto di queste riforme civili d'Italia, in realtà è stata una frase piccolissima, ma neanche una frase, un'esclamazione dell'attuale Papa, il Papa Francesco, che in termini di diritti, in termini di libertà è un gigante nel mondo. Quando gli chiedono in un viaggio, lui era in aereo, e gli chiedono: ma Santità, ma che ne pensa di questa, forse parlava già della legge sulle unioni civili, o comunque cose che riguardava il matrimonio omosessuale, la vicenda di alcuni gay. Lui dice una cosa molto bella: ma chi sono io per giudicare? Ora, che il Papa arrivi a dire chi sono io per poter giudicare è una cosa che ha cambiato 2000 anni di storia nella Chiesa. Cioè in realtà le Chiese in generale pretendono sempre di orientare i tuoi gusti, le tue conoscenze, insomma guardano un po' troppo su certe cose. Quella cattolica per decenni in particolare, credo con un certo anche interesse forse morboso, che non faceva onore alla Chiesa. Questo Papa in realtà fa una rivoluzione, perché dice: chi sono io per giudicare che Marco, che Franco, che Giovanni sono così, o hanno questa scelta, o hanno fatto una loro scelta di vita. Questa anche quindi in termini di forza in Parlamento rispetto a coloro che volevano impedire l'approvazione di queste norme, hanno resistito, anzi addirittura, perché in Italia succedono cose pazzesche, addirittura io ho sentito parlamentari dire: sì, ma chi è il Papa che impone a noi queste cose? Cioè siamo arrivati a quindi che si giudica anche il Papa, che dà un giudizio di libertà, di dire: ma che volete da me? Decidete voi, voi siete, la Chiesa non vuole entrare in queste cose. Quindi parlamentari che dicono che è il Papa che sbaglia a dire queste parole finalmente di libertà. Ora, quindi si era partito dai dico, che aveva alcune forme un po', alcune anche forse un po' banali, ma in altre cose era più aperta. Poi si era arrivata alla prima versione della Cirinna, si è chiusi con la seconda. È chiaro che comunque sono passi avanti. Devo dire che bisogna dare atto alla impuntatura di questo governo e soprattutto del Presidente del Consiglio, che a un certo punto impone un voto su questa legge e pone la fiducia, che non era mai successo. Pone la fiducia, è uno di quegli atti che costringe il Parlamento a dire o sì o no, se no il governo va a casa. Quindi ha dovuto fare una sfida, se no non passava nemmeno la seconda versione della legge Cirinna, quella che oggi è legge dello Stato. Ci fu un limite, basta, ci abbiamo ragionato un anno e mezzo, è finita, prendere o lasciare, se no ce ne andiamo tutti a casa. Siamo ancora lontani, però voglio dire, il primo passo è stato fatto. Questo è un paese che purtroppo per decenni ha vissuto di discriminazione. Bisognerebbe fare il conteggio dei morti suicidi in questo paese, di quanti morti suicidi e di quanti non l'hanno raccontata la verità, perché si sono suicidati ragazzi, perché insultati a scuola, perché maltrattati in famiglia, perché avevano gli amici e i compagni che li facevano sentire ridicoli, e in un ragazzino debole, magari anche senza difese, senza nemmeno le stesse famiglie che li hanno difese. Guardate che noi abbiamo avuto per decenni le famiglie che si vergognavano dei loro figli, che erano considerati diversi. La diversità nasceva già in famiglia, per cui il ragazzino si nascondeva, cresceva con turbe psichiche terribili. Molti si sono suicidati in un paese civilissimo qual è l'Italia, una grande democrazia, un paese religiosissimo,
percentuale religiosa altissima, eppure questo non è bastata alle nostre famiglie a proteggere questi bambini, a proteggere questi ragazzi, a non farli sentire diversi. Questo è un paese pieno di pregiudizi. Pregiudizi non riguardate soltanto il sesso, riguardate anche le forme estetiche, anche il colore della pelle. Questo paese di religiosi, certo, di tutte le forme di pregiudizi, con una certa cattiveria anche in queste forme di avversione. Il razzismo in questo paese, questo è un paese di un razzismo strisciante, impressionante, impressionante. Eppure voglio dire, siamo un popolo di migranti. San Giovanni Fiore, papà è stato un emigrante, siamo tutti figli di emigranti, c'è un doppio di questo paese, sono 19.000 san giovannesi che sono nel mondo, quindi noi abbiamo conosciuto davvero i morti in miniera, quindi la fame, noi eravamo cacciati, allontanati, in Svizzera non si entrava nelle città, i nostri genitori stavano nelle capanne fuori dalle città, perché era un po' come gli animali, in alcuni locali non entravano gli animali, non entravano i calabresi, in alcuni prima ancora non entravano gli italiani. Quindi noi questa cosa di questo razzismo fortissimo che noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle, poi non siamo stati così bravi noi italiani in generale ad avere più rispetto di coloro che avevano ed hanno un colore diverso di pelle. Vediamolo anche con questo dramma dei migranti, dei rifugiati, un dramma senza fine, questo Mediterraneo che è diventato una tomba gigantesca. Noi non lo sappiamo la verità di quante migliaia di persone ogni anno moriranno lì dentro, affogati, non li vedremo mai, di quanti figli, di quante donne, se ne vanno i ragazzi più giovani, spesso quelli più preparati, spesso quelli che hanno studiato, sono vittime di guerra, sono vittime di persecuzioni e alla fine sono vittime anche nostre, della nostra civiltà, della nostra Europa, di questa Europa ricca, benestante, che non trova risposte se non alzare mura, se non mettere fili spinati, come se noi ci dovessimo chiudere, come se noi potessimo difenderci da queste cose. Ed è una cosa terribile, perché questa è un'Europa cristiana, se non è cattolica è quasi tutta cristiana, cioè è l'Europa che nasce, cresce, si sviluppa culturalmente e religiosamente all'insegna e nel nome di un Cristo che ha dato la propria vita e che è stato crocifisso. Quindi voglio dire, almeno non mettiamoci alla religione, diciamo che sono altre cose, perché non è religione. E proprio in questi giorni che abbiamo visto, e chiudo, una cosa molto bella, quell'abbraccio e quella preghiera comune nelle chiese inglesi, francesi e italiane domenica scorsa, ieri, in cui i musulmani sono entrati nelle chiese cattoliche a pregare con i cattolici e con i cristiani. E c'è stata anche qui un'espressione molto bella di Papa Francesco, quando dice: mai più guerre in nome di Dio, non ci possono essere guerre in nome di Dio, perché queste guerre sono tutto fuorché guerre religiose, sono guerre per il controllo di territori, per il controllo di petrolio, per il controllo di aree importantissime dal punto di vista politico e geografico nel Medio Oriente e nell'Africa. Si tratta di guerre di potere per chi possa controllare all'interno del mondo musulmano, possa controllare il più alto numero di abitanti e di paesi. La guerra all'interno delle correnti musulmane è spaventosa, delle correnti islamiche è spaventosa, ed il più alto numero dei morti è musulmano. E quindi attenzione, che questa cosa di domenica ha lanciato un segnale fortissimo a tutte queste menti vaganti, questi folli, questi pazzi che stanno chiusi, sono emarginati, anche l'integrazione non ha funzionato e sono pronti a colpire, verso i quali noi siamo completamente indifesi, perché davanti ad uno che mette un esplosivo addosso e si fa saltare in aria perché sa che un giorno andrà in paradiso, avrà anche 12 vergini che l'aspettano, diventa complicatissimo per nazioni come le nostre difendersi. Per cui bisogna fare un'operazione culturale. È anche scemo dire: ma cacciamo, li portiamo via, li spariamo tutti, è una follia, puntiamo una bomba atomica in Medio Oriente, in Africa li uccidiamo, è una follia. La sfida è culturale, la sfida è di civiltà. Noi, rispetto a tutto quello che accade, non dobbiamo mollare di un millimetro delle conquiste delle conquiste dell'Occidente, di cui dobbiamo andare fieri, perché se pensiamo a quello che succede e che alle discriminazioni che toccano la vita a chi in questi paesi si dichiara
diciamo, non nella conformità di quelli che sono i parametri culturali, sessuali, cioè dove gli tagliano la testa, li ammazzano senza discutere, pensate quanti secoli di buio c'è tra noi e loro. La sfida è culturale, la sfida è quella di un'Europa veramente civile, veramente democratica, che non respinge ma accoglie, che non fa la guerra ma li costringe alla pace. Grazie. Perdonatemi se mentre parlavano Franco e Marco, che io ringrazio per essere venuti, mi sono venute un attimo in mente due cose. Una è, come vi dicevo prima, insieme ad Alfredo, una delle varie attività che si fanno in questo quartiere è quella del Cineforum. Poi c'è il Festival Teatrale, insomma si fanno dei concerti. Quest'anno, nel mese di luglio, abbiamo fatto questo mini ciclo di tre proiezioni. I primi due film che ho scelto per questo ciclo di proiezioni non erano dei film scelti a caso. Questo che vi sto facendo è un invito a cercarli, ad andarli a vedere. Il primo film si chiama Ti guardo ed è di un regista cileno che si chiama Lorenzo Vigas, e tra le varie storie, tra i vari aspetti che tocca all'interno del film, c'è quello dell'omofobia, e c'è una scena rappresentativa un po' del film che ha a che fare con quello che stiamo dicendo stasera. C'è questo ragazzino, un ragazzino di strada, che ad un certo punto si innamora di questo odontotecnico che lo aveva adescato. La storia è che c'è questo odontotecnico che, per pura goduria visiva, semplicemente visiva, insomma, adescava questi ragazzini. A un certo punto questo ragazzino abbastanza duro, cresciuto in questa metropoli cilena, a un certo punto il ragazzino si innamora e lo confessa ai genitori. A un certo punto la madre, in una maniera molto, molto brusca, molto forte, gli dice: questa è la peggiore sciagura che poteva capitare alla nostra famiglia. Quello era un film e quindi era un pugno allo stomaco. Il problema è che, come diceva anche Marco prima, queste scene purtroppo ancora adesso sono delle scene quasi quotidiane. Il secondo film invece, faceva cenno Franco prima nel suo bellissimo intervento, toccando anche il mondo della Chiesa, il secondo film era un film abbastanza forte, vi consiglio di vederlo. Si chiama Il Club ed è un film messicano di Pablo Larraín, e racconta, il club non è altro che, ed esistono davvero, queste residenze in cui i preti colpevoli di alcuni crimini, quali ad esempio la pedofilia, o i maltrattamenti o comunque dei crimini in genere, vengono rinchiusi in queste residenze, e dovrebbero ritrovare una spiritualità persa. E purtroppo, una buona parte di questa mentalità anche bigotta che si è innescata e si è, come dire, inserita anche sotto pelle, va ricercata anche, ecco, in questi pseudo prelati che hanno diffuso un messaggio distorto di quella che dovrebbe essere la spiritualità. Ed è bellissimo il messaggio che ci dava Franco di Papa Francesco, quando dice: chi sono io per giudicare? Quindi il consiglio che vi do è, se mi posso permettere, di guardare questi due film. Un'ultimissima cosa e poi vi lasciamo al concerto. Dopo di noi, dopo questo piccolo dibattito, ci sarà un concerto. Due giorni fa, a Rossano, quindi non lontano da qui, è successo un episodio spiacevolissimo. Io vorrei sdrammatizzare su questo episodio, vorrei cercare qualche battuta da fare, ma non riesco a farlo. C'è un gruppo di ragazze cosentine, si chiamano le Rivoltelle. Alcune componenti di questo gruppo sono omosessuali, sono lesbiche. Hanno impedito a queste ragazze di fare il concerto in piazza, era una festa religiosa, perché questo loro problema, secondo loro, sessuale, avrebbe rovinato l'immagine della festa sessuale, della festa religiosa, perdonate. Ma la cosa ancora più grave, più drammatica, e che veramente fa capire
perché questi steccati è difficile da romperli quando nella mente si innescano, ecco, questi quando si innesca questa concezione che è contestualmente al rifiuto di fare suonare queste ragazze, hanno fatto partecipare a questa serata, che secondo loro è una serata religiosa, un mago, che è per natura un imbonitore, uno che spilla dei soldi alla povera gente dicendogli delle cazzate, perdonatemi se uso questo termine. Quindi capiamo bene che la strada purtroppo è lunghissima, è una strada difficilissima. Noi questa sera, con l'adesione materialmente, ma soprattutto io spero che da questa serata ci torniamo tutti quanti a casa elaborando un pochettino tutto quello che è stato detto questa sera, e mi auguro veramente di cuore, sono sicuro che ci riusciremo, perché comunque con Alfredo, grazie a Franco, comunque ci darà sicuramente una mano, grazie a Franco. Io vorrei che dall'anno prossimo a San Giovanni, in questa sede, nel mese di agosto, si celebrasse una festa, che è la festa dell'amore. E l'amore non ha conferma, io sto dicendo una cosa banale, una cosa detta, ridetta, mi scuso nel non essere, come dire, non riuscire ad essere meno banale di quello che sto facendo e che sto dicendo. Però io vorrei che dall'anno prossimo questa serata passasse dall'essere una serata contro l'omofobia a una serata in, come dire, per l'amore, l'amore universale, qualunque esso sia. Quindi vi invitiamo all'anno prossimo, sperando che riusciamo a realizzare questo piccolo progetto. Bene, per il momento abbiamo terminato il nostro discorso. Poi, se qualcuno poi dopo i primi due brani, qualcuno poi vorrei dire qualcosa, dopo i primi due brani, li facciamo lì. Piccolo appunto. Vieni. No, non ti vediamo alla telecamera. Vieni qua. Non essere timido, ragazzo. Vieni, che noi siamo anche noi, hai capito un po' cos'è. Ti devi sedere, se no non ti vedi, che Marco ha incontrato sulla staseggia. Esco io fuori campo e tu entri in campo. Perfetto. Ma il microfono anche. Sì. Fai finta che è un gelato. Ok. Infatti, comunque mi chiamo Giovanni ed è un piacere aver ascoltato tutte le vostre parole. Spero solo, e faccio un appello da omosessuale sangiovannese, che questa adesione alla Redi sia un'adesione soprattutto di fatto, perché come esempio, come, cioè, cattivo esempio, che per la mia opinione servono molto, molto di più i cattivi esempi come punti di partenza per poi arrivare agli esempi più grandi. Riporto il mancato il comune di Rende e Cosenza e non hanno voluto concedere il patrocinio gratuito al Pride. Ok, Cosenza lo ha... Perfetto, perché nel senso, nel momento in cui c'è l'adesione è bello parlarne, capirlo, capire la Redi, però poi nei fatti non avere l'adesione, avere l'adesione da Cosenza, che è la nostra provincia, il giorno prima, la sera prima del Pride, e quella di Rende non averla fatto, per me è stata davvero, cioè mi sono sentito a disagio, sia per Rende che per Cosenza. Solo questo volevo... Allora io prendo un impegno, lo prendo davanti a tutti, e non solo davanti a loro ma davanti anche alle telecamere, se questo può rafforzare. Ti invito a presentare domani la richiesta. Domani mattina io ti invito a presentare la richiesta, ci troviamo in comune e te la sottoscrivo domani mattina, per quello che sono le mie competenze. Però quello che posso dire, che lo dicevo prima con Marco, sa tutta la storia. Il sindaco, e voglio ringraziare Pino per questo, il sindaco aveva preso questo impegno quando era capo dell'opposizione. Noi ci siamo insediati e abbiamo fatto l'adesione. Come ho detto prima, forse si è arrivato in ritardo, l'adesione è semplicemente un passaggio formale, dovuto. Quello che conta, e come dici tu, sono i fatti. Quindi io ti rinnovo l'invito a presentarti domani mattina in comune a protocollare la richiesta. Ok, grazie.